Ciao a tutti ragazzi, sono qui per fare un video inaspettato. L'attestamento, oggi andremo ad attestare la prova di tiro con la granata artigianale potenziata da Softair. Vediamo come si comporta. Ovviamente non mi metterò sotto al palazzo perché altrimenti rischio per rispetto della quiete pubblica. Che stanno in quello del mio palazzo e lo andate a fare da un'altra zona, da un'altra parte. A voi la visione. Ciao a tutti ragazzi, mi sono messo un attimo in questo spazio perché sotto al palazzo non posso attestarla. Accendo la granata artigianale potenziata da Softair, costruita dalle mie mani. Aspetta che metto anche la doppia ripresa. Metto anche la doppia ripresa. Non disturbare la quiete che stanno in una mattinata più vedete accendiamo una sola e voglio far saltare con dei pallini dentro la granata Eccole qua, raga, queste le conseguenze. La granata è saltata. Vedete? La lattina ovviamente è saltata. Questi sono tutti i pallini che avevo messo dentro che sono usciti. La granata è saltata, vedete? L'ho attestata. Vedete? Funziona bene. Bene, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. E voglio far saltare con dei pallini dentro la granata. Bene, raga, la nostra granata ha funzionato bene, come potete vedere la quantità di scotch che ho messo non è tanto eccessiva, perché più eccessivo c'è, praticamente si buca solo una parte. Il petardo che l'ho fatto, ho usato un petardo regolare, un petardo, ovviamente il petardo, quello lì a norma. I petardi che ho usato sono questi qua, come potete vedere, i Magnum, vedete? Questi sono i petardi che ho usato. Ma ovviamente li ho comprati solo i Magnum. No, io a Capodanno accendo solo i fuochi d'artificio. I Magnum li ho comprati solo per fare le granate che sono i petardi di Capodanno.
cosiddetti botti di Capodanno. Questi sono i classici petardi. Io li ho comprati solo per fare le granate artigianali potenziate da soft air. La granata ha funzionato bene. Scusate se pioveva un po', però ha funzionato abbastanza bene. Quindi direi che è ottima. Questa qua, la seconda che ho fatto, non l'ho sparata perché la voglio tenerla ancora conservata. Poi presto ne farò molte altre. Comunque le forbici sono facoltative, non è caso, non ce n'è bisogno delle forbici, potete benissimo anche usare solo i fogli di la tagliate a mano il foglio di carta, lo strappate a mano, fate delle pieghe, poi usate un po' di scotch, preferibilmente quello trasparente, e i pallini. Io ho usato quelli lì da 0,20 grammi. Bene, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!